Buongiorno Italia, certo che se anche in Bruzza iniziamo ad andare con le macchine dappertutto, a posto siamo ragazzi, cioè veramente robe da pazzi, muovete un attimo quel culo, c'è anche qua con la macchina, dai. Buongiorno Italia, il giorno dopo, ecco qua lo stormo gigantesco di oche selvatiche, di anatre selvatiche, anatre selvatiche, e niente, abbiamo visto i caprioli. 9 caprioli, proprio eravamo a 3 metri di distanza, poi ovviamente sono corsi via. E poi io e Giacomo siamo andati nella Torre della Morte, sai. Ah sì, sei nella Brusa di Caorle, hai già visto tanti video sul luogo, che comunque ti rimarco come posto molto interessante per i camperisti. Oche selvatiche, gli occhi selvareghi, bello. Concio Liveco, attento, va che su Spans, guarda, Liveco 4x4, hai visto? Ti te piace sta roba qua? Mio so. Mi sinceramente non me ne c'ha un caso, ma ti te piace tutte queste robe qua perché va di moda, no? C'è il McLuhan qua dietro, mi piace da morire, bellissimo, proprio esteticamente fuori, ultra compatto, sarà 5 metri e mezzo, no, massimo 6, vabbè, ma tanto massimo 6. E al garage, e guarda, ci sono state due bici, una mountain bike e una city bike, stupendo, bello, bianco e nero. McLuhan MC4, dentro non so com'è, ma fuori mi piace veramente da matti, cazzo. L'albergo che ha preso fuoco ieri, preso fuoco qualcosa al primo piano in fondo. Ah ah ah, oh, là, così mi piace, così è molto più Bronx di prima. Perché le cose, se devi farle, falle fatte bene. Ecco, sì, non è il caso, diciamo che oggi l'albergo sarebbe più che visitabile. Ma, ripeto, non è il caso, considerato la gente che ci stava dentro. Buongiorno Italia. Vedi, una cosa che voglio tramandare, sembra semplice, sembra piccola, insignificante, ma in realtà non lo è. Io ora, sì, beh, come puoi brillantemente dedurre, sono a Jesolo, no? Stavo pensando, valutando di tornare a Segusino, perché là ci sono dei bei monti per andare in enduro con la mountain bike, con la Isignano bike. Però vedi, ok, questa è la teoria che è bello, che figo, andare in area camper, ovviamente lavorare, per carità di Dio, però mattina a sfruttare la pasta e robe, però a realtà delle robe... E là devi fermarti un attimo, devi rallentare, interrogare te stesso proprio con la massima sincerità. Ma preferisco star qua o andare a Segusino, bellissima per carità, che adoro. Per il momento star qua, almeno oggi di sicuro star qua. Vedi un po', sembra cazzate, veramente, sembra cazzate, ma ti ripeto, un po' come quella canzone che va di moda adesso, no? Quella che dice, usciamo, vuoi fare la Balzori, hai capito? E l'altro dice, no, beh, effettivamente no, non no, cioè, vuoi star a casa, vuoi star tranquillo, qua tisanina, il kinder fettallata, eccetera, eccetera. E quella è la realtà, cioè, in teoria, no? Se ci si aspetta la Baldoria, no? I casini, i festoni, i locali, e in pratica magari uno dentro di sé veramente che voglia star a casa davanti al divano, cioè, non davanti al divano, in tel divano, davanti a televisione. E nel mio caso, cosa mi manca? C'è questa giornata bellissima, perché a me il cupo ogni tanto piace, perché serve a staccare, ok? Un po' come il caldo e il freddo, quando c'è il caldo desideri il freddo, quando c'è il freddo desideri il caldo, eccetera, eccetera, e ci sta. So regolare questi miei desideri e farli cadere al punto giusto, e quindi sto apprezzando tantissimo questa giornata uggiosa. Quindi, ripetiamo assieme, libertà è... nei limiti dei diritti altrui e nei limiti dell'intelligenza fare quel cazzo che si vuole. Cosa significa nei limiti dell'intelligenza? Significa che, ad esempio, sinceramente, a me adesso, la piaceria è rubare un bel Porsche e andare a far Carmageddon con certe persone che magari mi stanno in ticoglioni. Cioè, al momento non mi sta nessuno in ticoglioni, però nel caso in cui mi piaceria fare sta roba. Ok, la puoi fare tranquillamente, però cosa succede? Dopo, appena ti prendono, ti fa la galera, forse multe, quelle cose lì. Quindi non è intelligente fare sta roba, ok? E quindi, insomma, devi pesare, devi mettere nella bilancia cosa conviene o non conviene fare, cosa è intelligente e cosa non lo è. Quindi, ciappare un Porsche e far Carmageddon con persone che ti stanno i coglioni non sei una roba intelligente. Mettersi qua a contemplare la semitrasparenza dell'acqua è una cosa intelligente e anche economica, perché per il momento è ancora gratis al mare di Jesolo, eh? Oh,
1,650 è il distributore più economico. Adesso è successo qualcosa tipo Super Green Pass, roba del genere, che come ho detto l'altra volta. Allora guarda, è martedì 1 febbraio, provo a vedere l'1 febbraio cosa è successo. Ui, usciamo! Sì, usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire. A te vuoi fare la baldoria? Sì. Io no. E non mi va. Come no? Anzi, sai che è? Stata la...